Continuiamo il programma con la testimonianza che abbiamo annunciato, una bellissima testimonianza da parte di Vania, amata sorella che ci segue da più di un anno e sempre ci manda questi messaggi molto ispiranti. Gloria al Signore, ti ringrazio Vania, è molto ispirante, me l'ha fatta sentire Angela e mi è piaciuta moltissimo a tutti noi. E c'è qualcuno che ancora non l'ha sentita perché sono fuori a evangelizzare, ha dormito fuori ieri sera. Sto evangelizzando nelle chiese, grazie, ci sto facendo un teatrino. Sì, sono fuori tutti. E grazie Signore. Comunque, mi ricordo Vania quando hai cominciato all'inizio, eri un po' molto timida, tutta impaurita, io sono solo una donna. E adesso invece stai esplodendo, gloria al Signore, sempre una Giovanna d'Arco. È stata la storia di Giovanna d'Arco, lei che ha fermato l'invasione degli inglesi sulla Francia a quei tempi, e che non era volta di Dio, così Dio ha mandato una cristiana, Giovanna d'Arco, a fermare gli inglesi. Mm-hmm. Quindi abbiamo diverse Giovanne d'Arco qui, sorelle che infuocate, non le ferma nessuno. Gloria al Signore. Appena libere dalle chiese, adesso sì, possono bruciare per sì, Gesù. Appena libere dagli shackled, come dice in italiano shackle, le catene. Mm-hmm. Le catene ai piedi delle religioni volano. Quindi, amen. Se fratelli, specialmente le sorelle, perché le chiese sono specializzate a mantenere le sorelle nelle gabbie taliban religiose. Le chiese cristiane sono diventate come dei taliban. Lasciate liberi le mie figlie, dice il Signore. Amen. Che sono delle principesse, lasciatele libere, perché nel tempo della fine io sto versando il mio Spirito Santo sui miei figli e sulle mie figlie. Amen. Quindi Galati 3:28 dice: in me, dice il Signore, non c'è né maschio né femmina, sono tutti uguali. Solamente quando la donna esce di binario deve mettersi, tornare sotto la legge, come le donne di Corinto. Sì. Amen. Sotto la legge, velo contro velo, eccetera. C'è un momento anche per quello. Mettiti a pure volte bisogno. Il velo islamico se devi metterlo, sottomessa, perché sei fuori binario, ma anche gli uomini. Anche gli uomini, c'era un uomo, primo Corinzi 5:5, che Paolo ha detto: datelo nelle mani di Satana, cacciatelo fuori dalla chiesa, altro che velo, cacciatelo fuori completamente. E sempre a Corinto, Corinto era veramente una Las Vegas, era una piccola Sodoma e Gomorra, è un disastro, grazie a Dio per il bastone, Paolo prima bastone numero uno, primo Corinzi, poi bastone numero due, secondo Corinzi. Amen. Allora, ci vuole anche quella. Ascoltiamo le testimonianze che Vania ha registrato in audio per noi. Pronti? Andiamo. Ciao a tutti, sono Vania. Ho tanto di Proverbi 25:25 da condividere. Sono successe tante cose molto belle, sono molto emozionata e molto contenta perché è stato un periodo un po' duro e poi il Signore ha aperto un sacco di porte tutte insieme. Che io non mi aspettavo e sono felice perché la chiesa dove andavo prima si è aperta all'evangelizzazione, un mio amico che si chiama Luciano mi ha fatto sentire un sermone del pastore che diceva che la chiesa deve obbedire al comando di Gesù di andare nel mondo a salvare i perduti, a portare il messaggio di Gesù della salvezza. Che proprio in questa direzione si stanno prendendo provvedimenti, finalmente sono veramente molto 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 felice e non me l'aspettavo perché avevo parlato col pastore e c'era stata un po' di baruffa anche sulle profezie, sul fatto che siamo negli ultimi tempi di avvertire le pecorelle, c'era stato un po' di terremoto ed ero alla fine, praticamente sono uscita dalla chiesa, da questa chiesa, ho detto boh, vado per conto mio, seguo Gesù, voi fate come volete. Anche perché il pastore ha detto no, in questa chiesa si fa così, non si parla di queste cose, io non voglio che parli di queste cose. E io gli avevo detto guarda, ti rispetto, ti voglio bene, sei un mio carissimo fratello, però io seguo Gesù. Gesù dice di andare nella strada a cercare i perduti, vado da sola. Pazienza.
E adesso finalmente, dopo tanto tempo, un anno più o meno, vedo che ci sono dei frutti anche lì, che ho sentito nel sermone che diceva molte comunità evangeliche sono andate in questa direzione, che stanno cercando i perduti, e noi pensiamo che sia una cosa che lo Spirito Santo vuole, che Dio vuole, perché nella Bibbia, beh, ho citato tutti i versetti dove Gesù dice appunto di andare nel mondo a salvare i perduti, e cioè, questo è un mandato che la Chiesa ha. È la prima volta, primissima volta che l'ho sentito, e ho fatto un grido di gioia come allo stadio, veramente siamo abbracciati. Io a questo fratello che mi ha fatto sentire la registrazione di questo sermone, è veramente stata una cosa molto ispirante, molto bella, e a parte lui ho abbracciato anche alcune sorelle e fratelli che c'erano lì e che sono tutti d'accordo. È stato proprio bello perché io prego sempre per tutti i cristiani, per tutte le congregazioni, per tutte le denominazioni. Gesù ama tutti, anch'io, nessun problema. È solo che praticamente mi sembrava che loro si erano fermati e io continuavo a seguire Gesù. È veramente brutto quando è così. E invece adesso mi sembra che il Signore sta agendo anche nella loro vita, e questa obbedienza porterà frutti, perché quando c'è l'obbedienza ci sono anche i frutti, il Signore dà le sue benedizioni, e quindi sono veramente, veramente tanto, tanto felice di questo. Sono felice che anche la mia evangelizzazione va bene. Mio marito è cresciuto tantissimo, e lui ha tanta pazienza, tanti doni, mi sopporta per tanti anni, è una persona meravigliosa. Sto continuando a evangelizzare nel mio bar chiesetta, e sono felice perché Gianni, quella persona con cui ho fatto la preghiera per ricevere Gesù, ci incontriamo spesso, l'ho seguito, adesso è un anno quasi che lo sto seguendo, e vedo i frutti dello Spirito in lui, quindi vedo che è salvato, vedo che ha Gesù nel cuore, infatti sta cambiando, si sta trasformando, e mi diceva: guarda, prima guardavo dei film violenti, sanguinari, adesso non posso più guardarli, mi infastidiscono. Ma cosa mi sta succedendo? Il mio cuore si sta intenerendo, io sto cambiando. E gli ho detto: vedi, è il Signore, è tanto tempo che ti dico che Gesù funziona, che il Signore ci trasforma, ci fa somigliare a Lui, e tu non mi credevi, adesso vedi che sei tu che lo dici a me. Se io ti avessi detto un anno fa, guarda che ci saresti arrivato il momento che mi avresti confessato che questi film non ti piacciono più, tu non mi avresti creduta. E allora mi ha guardato un po' così, e poi mi ha fatto molto ridere perché mi ha detto: ma chi sei tu che mi conosci meglio di me stesso? È stato molto ispirante e anche molto divertente. Gli ho detto: guarda, io non sono nessuno, Gesù è tutto, Gesù funziona. Io l'ho sperimentato un po' prima e adesso lo stai sperimentando anche tu. E infatti questa persona era in una situazione molto disperata, perché era in una grande depressione, al punto che pensava di farla finita, e lo Spirito Santo mi ha mandato da questa persona evangelizzarla. Ho sentito l'impulso: vai a fare colazione nel bar tal dei tal. Ho detto: Signore, in quella via lì non c'è un bar, e non ci volevo neanche andare. Passando di lì ho visto che c'era questo bar, sono entrata, poi parlando con quel barista, un ragazzo simpaticissimo che si chiama Andrea, gli ho detto: ma scusa, ma quando è che hai aperto? Ieri. Poi appunto in questo bar ho visto Gianni, e lo Spirito Santo mi ha incoraggiato a parlargli, e ho dovuto aspettare un po', perché io sono una donna da sola, lui un uomo da solo, non è, potevo attaccare discorso così. Allora, però aveva veramente molto bisogno questa persona, allora ho cominciato passandogli il giornale, così, parlando del più e del meno,
E poi una volta lui ha detto, ecco, io ho sempre chiesto, pregato, ho chiesto al Signore, parlava così a tutti, come mai ci sono le ingiustizie, le guerre, le malattie, ma nessuno mi sa rispondere. E io invece gli ho detto, no, guarda, io sono qui per risponderti, e piano piano ho cominciato da lì. E siccome non avevamo un orario fisso, perché io non lo conoscevo, non sapevo quando veniva nel bar, però aveva proprio urgente bisogno, perché questa persona è divorziata, aveva litigato col figlio, il figlio gli impediva di vedere la nipotina, lui risentiva da solo, poi ha dovuto fare un'operazione all'anca perché aveva avuto problemi. Allora ragionava così, sono anziano, sono solo, che ci sto a fare al mondo io. In più questo qui è sempre andato a caccia, aveva dei fucili, era veramente col dito sul grilletto. Allora, siccome io dovevo evangelizzarlo, però non lo conoscevo e non potevo trovarlo, invitarlo a casa mia, così, allora lo Spirito Santo mi avvertiva quando ero in questo bar e io partivo tipo pompiere, all'improvviso, non infilavo le scarpe, la maglietta, insomma, prendevo sul golfino, finivo di vestirmi lungo la strada, mollavo tutto quello che stavo facendo e andavo, e facendo così... poi abbiamo fatto la preghiera per ricevere Gesù, l'ha ricevuto perché vedo i frutti, e abbiamo parlato molto anche ultimamente, e mi ha detto, no, va molto meglio, ho fatto pace con mio figlio, ho visto mia nipotina, mio figlio sempre mi dà problemi, però io sento la gioia nel cuore, la pace, e infatti gli ho detto, vedi che Gesù funziona, perché lui mi diceva, ma no, non è possibile, è quello che dici tu. Ha detto, vedi che Gesù funziona, te lo dicevo io. Lui fa, ma io non potevo crederci, finché non l'ho sperimentato nella mia vita, non potevo assolutamente crederci. E gli ho detto, vedi, sono felice che l'hai sperimentato, sono proprio felice perché ti ho trovato che eri al fondo dell'inferno e adesso sei a 3 passi dal paradiso. E lui ha detto sì, è vero. Quindi è stata una grandissima gioia per me, veramente una grandissima gioia, e sono felice, veramente felice. È stato un po' difficile spiegare a mio marito, perché poverino, lui ha una grandissima pazienza, è un uomo che ha moltissime virtù, andrà avanti a me in paradiso sicuramente, perché poverino arrivava a casa e non solo non c'erano gli spaghetti al dente, non c'era neanche la pentola sul fuoco, neanche la moglie, perché ho fatto un periodo che dovevo evangelizzare tipo pompiere, e quando lo Spirito Santo mi avvertiva andavo vestendomi così all'improvviso, perché non avevo l'indirizzo, non avevo altro modo di incontrarlo se non lì, e ci incontravamo tra virgolette per caso. Invece adesso mi aspetta, e anche il barista sta seguendo, Andrea, un ragazzo dolcissimo, una bimba di 2 anni, quasi 3 anni, e lui ci ascolta di nascosto, e quando mi volto lì che sta ascoltando se non ci sono clienti da servire, una volta si è vergognato, si è nascosto dietro il bancone, con la scusa che doveva mettere le cose nella lavastoviglie, l'ho visto, perché era già 2 o 3 volte che mi voltavo e lui si stava sporgendo dal bancone per ascoltare. Allora si è sentito colto sul fatto, è sparito dietro il bancone. Dico, Andrea, cosa stai facendo? Niente, metto la lavastoviglie. Cioè, lui è una pecorella dolcissima, però non riesco ad avere un contatto diretto con lui. Mi dice, ma no, queste cose non mi interessano. Però ascolto proprio, vedo, sento proprio che è una pecorella anche lui. E spero di riuscire presto con lui a fare la preghiera per ricevere Gesù. Devo riuscire a parlargli magari quando sto chiudendo il bar, che non c'è gente, non ci interrompono. E comunque il Signore sta portando tantissimi frutti. Io sono veramente tanto felice. Le mie nipotine anche hanno fatto la preghiera per ricevere Gesù, stanno procedendo, anche loro stanno dando dei frutti. C'è Elena che ha 11 anni, che è un terremoto, adesso in prima media, avvicina tutte le persone parlandogli di Gesù, mi fa un sacco di domande,
è veramente un vulcanino e mi fa molto piacere perché vedo che anche lei è più serena, più felice. Infatti mi ha detto: guarda, sono proprio, mi sento meglio, sento la pace del Signore. Ci sono tutte queste buone notizie, io sono veramente felicissima e vi voglio ringraziare tutti quanti tantissimo. E vi mando un bacione, un abbraccione grandissimo. Scusate, questo messaggio è un po' lungo, magari non si può mettere alla radio, comunque ci tenevo a darvi un messaggio vocale. Perché così Angela e Dora mangiano tutte e due, poverine, se no una legge e l'altra mangia. E allora volevo che sentiste la mia voce, la mia gioia. Ci tenevo tanto a mandarvi questo abbraccio vocale, proprio a dirvi quanto vi voglio bene, quanto vi ho desiderato di incontrarvi, di trovarvi. Io, quando il Signore si è manifestato nella mia vita, mi ha dato il battesimo dello Spirito Santo, io non sapevo cosa fosse, sentivo questo fuoco, questa voglia di parlare di Gesù e non sapevo bene come fare. Allora ho pregato tanto il Signore per trovare qualcuno che mi guidasse e ero talmente confusa, talmente avevo bisogno che ho scioperato, ho detto: Signore, io sciopero nello Spirito, non vado a evangelizzare finché non mi fai trovare qualcuno che sia in grado di guidarmi. E poi ho trovato Radio Blast e finalmente ho smesso di scioperare. Vi racconto questo così ridete un po' con me, che dice fratello Giuseppe ogni tanto dice ci criticano, dicono questo, dicono quello. Beh, voi ridete con me, sappiate che vi ho amato tantissimo ancora prima di conoscervi e forse non avrete sentito mai che qualcuno ha scioperato verso il Signore per avere il piacere di conoscervi. Io veramente sono raggiante, sono super raggiante, vi voglio veramente tanto bene, io spero che il mio amore vi giunga forte e chiaro. Un bacione, un abbraccione a tutti quanti. Ciao da Vania. Brava Vania, ti voglio bene. Grazie che ci fai mangiare a me ed ora. Hai ragione, quando siamo insieme a tavola con i fratelli, mangiamo insieme. Io leggo i messaggi che i fratelli inviano ed ora mangia. Poi facciamo l'incontrario. A turno. Io mangio ed ora legge. Noi ascoltiamo. E voi mangiate e godete tutto. E noi ci, capito, facciamo pasto con la coreografia, col sottofondo. E vi benediciamo. Sì. E lodiamo il Signore per i fratellini e le sorelline che ci ispirano con queste. Quindi immaginate che piccolo paradiso che abbiamo noi qui, no? Voi mangiamo ascoltando questo, però anche voi mentre mangiate potete ascoltare queste testimonianze, basta certo, cliccare certo, sulla certo, radio, sì. Quindi in un certo senso non è che c'è troppo da lamentarsi, no? No, Dio ti benedica Vania, la pompiere Vania. Bellissima testimonianza e lo so che ci sono tante altre che tu ci hai inviato da quando ci conosciamo. Anche la storia di Eleonora è una storia bellissima di trasformazione, di una vita nuova, e lo so che tu c'hai questo fuoco dentro, lo fuoco del Signore dentro. All'inizio quando abbiamo conosciuto Vania diceva: quando viene l'anticristo io mi metto su una moto con la pirolitica dietro e vado per le montagne. Dio la benedica. E guarda, lo faremo anche noi, no? Però senza moto, penso che useremo forse un cavallo. Un cavallo, sì. Gloria al Signore. E mentre lei raccontava che correva in strada vestendosi, mettendosi il pullover. Sì, la giacca. La giacca, quello che era. E mi sono visto la scena, no? Quello che ho pensato, io la scena che ho visto, eravamo in paradiso. E Vania in paradiso ci stava raccontando questo, no? A Gesù, a noi, e eravamo lì a lodare in cielo, per vedere Vania che correva nelle strade a cercare questo pecorale da evangelizzare, che aveva che c'è un po' troppi fucili da caccia. Adesso sembra che li userà solo per la caccia, cosa io sono contrario, a meno che non è per sfamarti.
Quindi meraviglioso. La vedevo in paradiso, condivido queste testimonianze, eravamo lì tutti a sorridere, ridere allegramente mentre Vania ci raccontava queste testimonianze. E in cielo, fratelli, condivideremo, ci racconteremo, loderemo al Signore raccontandoci queste testimonianze di quello che abbiamo fatto per Gesù, quello che il Signore faceva. Amen. Amen, amen. Dio ti benedica, sorella. Infatti la cosa che ho visto io, ho sentito nel tuo audio, ho sentito tanto amore, e che tu evangelizzi in un modo molto amorevole. Amen. E Dio ti benedica per questo. Amen. I fratelli che ci chiedono come si evangelizza, cioè, guarda, potete imparare da Vania. Mm-hmm. Ecco, Vania può insegnarvi tranquillamente. Sì. Amore, gentilezza, amicizia, sì. Lei si trova a un bar, beve il cappuccino, una brioche per cortesia. Mm-hmm. Ed ecco lì che... Tutto naturale. Capite? Siccome lei c'ha un marito, un dolce marito, però non è che può sparire troppo lungo, sennò il marito viene a cercare me con un bastone, dice, fratello Giuseppe mi ha rovinato la moglie. No, veramente l'ha rovinata Gesù, rovinata tra virgolette. Sai? E cioè, quindi lei cosa faceva? Chiedeva allo Spirito Santo di parlarle, dice, fammi sapere una delle pecorelle là. Sì, perché era dolcissima, sì. Che pensava a suicidarsi. Mm-hmm. Quindi in questo caso a Vania, mi immagino Vania, una piccola principessa di Gesù, un angelo che corre lì a servirlo, era proprio la mano di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Amen. Amen. Poi una cosa stavo pensando mentre lei parlava, e dice, gli ha detto alla sua chiesa, se voi venite bene, se no vado da sola, se non volete seguire io vado. E questa è andata. Mm-hmm. È stata questa determinazione che il pastore ha visto che questa qui faceva sul serio, se n'è andata dalla chiesa per andare a evangelizzare. Ricordiamoci che abbiamo lo Spirito Santo dalla parte nostra quando seguiamo il Vangelo. Lo Spirito Santo si è messo al lavoro, è andato dal pastore, gli ha parlato di notte e di giorno, e Gesù me l'ha detto, gli ha parlato di notte e di giorno, il pastore si è sentito, ma questo sta seguendo il Vangelo, cosa sto facendo io qua? Capisci? Allora questo, lo Spirito Santo gli ha cambiato il cuore al pastore. Questa è una cosa eccezionale, capito? Che Vania sta insegnando a tutti come evangelizzare. Cioè, comportati normale. Non è che Vania va al bar o alla caffetteria o al supermercato, dovunque si trova, che tira fuori la Bibbia come testimone di Geova, com'è il nome di Dio, no, Geova, tu non lo sai, adesso ti informo, ce lo prendi per ignorante che non conosce il nome di Dio. Cioè non si evangelizza, tenete la Bibbia nascosta in tasca, andate con l'amicizia, con l'amore, col cappuccino, con la brioche, con la gioia. La gente, il mondo sta morendo per mancanza di amore, per mancanza di amicizia. Diventate amici, lasciate perdere le stupide teologie, tutte quelle religioni che non servono a niente, lasciate alle religioni, andate con l'amore, con la gentilezza, con l'amicizia, chiedi come va, come non va, e poi piano piano introdurre come un gioiello Gesù, sai, ma non predicare a Dio può fare questo, Dio può, no, testimoniare di cosa Gesù ha fatto nella tua vita, in cosa ti ha aiutato, in cosa ha cambiato, che cosa, se Gesù non ha fatto niente nella tua vita, per favore, c'è qualcuno che ti evangelizzi a te. Quindi no, non predicate, testimoniate. Noi prima siamo evangelizzatori, siamo testimoniatori. Siamo testimoni, noi due testimoni dell'Apocalisse 11. Ogni cristiano è un testimone. Come i testimoni di Gesù sono testimoni di Geova, non sono testimoni di Geova, che Geova non l'hanno mai visto. Capito? Noi siamo i testimoni di Gesù Cristo, amen? Amen, amen. Va bene. Quindi, sai, come ha detto quel pastore della sua chiesa, che Dio lo benedica, ha cambiato un po' lui ha detto che molte comunità evangeliche stanno facendo questo. Ma io vorrei dire questo, non è necessario, amati fratelli pastori, che aspettate che le comunità evangeliche o le comunità cattoliche vanno nella direzione di uscire dagli edifici. Non aspettate, perché la maggioranza non lo faranno mai. È sufficiente che lo dice il Vangelo. Non andiamo fuori dagli edifici perché le altre chiese l'hanno fatto. Usciamo dagli edifici perché Gesù lo dice, perché Gesù non aveva edifici. Amen? Amen, amen. E adesso, siamo dato una scrittura, perché vorrei pregare che il Signore ci dia più fratelli e sorelle come Vania. Cioè, fratelli e sorelle col cuore di pastori. Matteo capitolo 9. Fratelli col cuore di pastori come Vania, che va in cerca delle pecorelle. Vania, io lo so già,
Vania non me lo devi neanche dire. Tu ti svegli la mattina e parli con Gesù, tu pensi a Gesù, tu rifletti sul Signore, non me lo devi neanche dire. E Lui è il tuo amore, è il tuo sposo, è il tuo compagno, è il tuo amico, la tua gioia, la tua meditazione. Io sono sicuro, perché il Signore me l'ha detto, lo sento dal suono della tua voce, lo vedo. E vedi, sai, quando le persone parlano, un pizzico di discernimento, già vedi il loro cuore. Mm-hmm. Cioè, come se li abbracciassi, li sentissi, sono fratelli, 100%, lo stesso spirito, amen? Ce l'hai Matteo 9, 36 al 38. Matteo 9, 36. Ecco, questo parla di quello che Vania sta facendo, e un pochettino anche noi qui stiamo facendo, e parla di quello che tutti dobbiamo fare. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. E di questo qui pensavo a farla finita, avevo un fucile da caccia, la voleva far finita questa qui, pecore senza pastore. E allora ecco subentra lo Spirito Santo attraverso una Vania, cosa fa? 37. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Amen, amen, amen. Dacci, oh Signore, preghiamo fratelli, dacci, oh Signore, dacci. Fratelli, sorelle, con il cuore, come dico sempre, dei 144.000, che vanno a dare il tuo messaggio, senza paura, essere fieri, come fieri combattenti, per il Vangelo di Gesù. Dacci, Signore, fratelli che non tremano di parlare alle autorità, Signore, che non hanno paura di parlare ai potenti. Dacci, fratelli, come Davide, fratelli che sanno che al momento necessario la tua unzione, oh Gesù, sarà là ad aspettarli e che potranno sconfiggere i Golia. Ti preghiamo, Signore, aiutaci tutti ad andare a comandare i miracoli, comandare quei miracoli che sappiamo tu vuoi darci, sapendo che sono solamente i dubbi mandati dal nemico che ci fanno esitare. Se noi andiamo e facciamo la nostra parte, e come Davide lanciamo quello che possiamo, lanciamo la nostra piccola pietra, anche se non l'abbiamo mai lanciata prima, anche se non abbiamo mai evangelizzato prima, anche se non abbiamo mai pregato per gli ammalati prima, anche se non abbiamo mai lottato contro lo tsunami, contro le onde, contro le difficoltà prima, andiamo, facciamolo, andiamo, solo credendo che Gesù dirigerà quella piccola pietra che abbiamo lanciato alla fronte di qualsiasi Golia, e sapendo che prima o poi ce la faremo, perché il Signore dice la verità. Dammi la scrittura Efesini capitolo 3. Il Signore dice la verità quando ci ha promesso, quando ci ha detto questo, cosa ha detto? Efesini 3:20. Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Anche Efesini 1:18, guarda, perché il Signore può fare, come dice qui in Efesini 3:20, infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, cioè può guidare quella pietra alla fronte del Golia che ci combatte, del dubbio che ci attanaglia, delle persone che ci fermano, delle paure che ci scoraggiano. Quella piccola pietra, quella piccola fede distruggerà qualsiasi Golia che il diavolo lancia contro di noi. Efesini 1:18-19, poi andiamo a Colossesi 4, leggiamo anche Colossesi 1:29 dopo. Efesini 1:18. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Anche 19, guarda. E quale è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Grazie, Signore Gesù. Amen. Amen. Gesù, aprici i nostri occhi. Allora, Colossesi 1:29, poi andiamo a Filippesi, l'ultima scrittura, metti anche Filippesi 4:13, leggiamole. Colossesi 1:29.
A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Ok, quindi la sua forza che agisce in noi, non abbiamo paura. Andiamo, 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 andiamo. Amen. Andiamo, credendo che la sua forza agirà in noi. Forza, andiamo avanti, crediamo. Crediamo non al diavolo, crediamo a Gesù. Non crediamo ai dubbi del nemico, crediamo alla verità di Gesù, anche se non la vediamo, perché questa è la fede, veniamo provati nel nome di Gesù. Filippesi 4,13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Quindi tutti i figli di Dio che sono arrivati a questo livello sono partiti dallo stesso livello. Qual è, Angela? Zero. Sì. Sono partiti da zero. Per arrivare al massimo devi sempre partire dal minimo. Per arrivare a intelligente devi sempre partire da cretino. Per arrivare a forte devi partire da debole. Per arrivare alla vittoria devi partire da zero, spesso dalla sconfitta. Va bene? Quante volte leggi la storia di Davide, 1 Samuele, capitolo, tutto il libro, primo libro di Samuele. Davide, tutto gli andava storto, ma tutto, i suoi uomini volevano ucciderlo, perché gli avevano rubato le donne. Il re, le autorità, col marchio della bestia di quei tempi, il marchio di re Saul, volevano ucciderlo. Sua moglie fu data, la donna che doveva sposarsi fu data a un altro. No, la moglie che aveva sposato, Michal, sposato una donna, e il suo suocero, re Saul, ha preso sua moglie e l'ha data a un altro. Tua moglie viene data a un altro. Come ti senti? Tutto storto. Tutto storto. Era seguita da 400 uomini che erano fuori legge, quelli che avevano le beghe, quelli... e fuori legge, cioè quindi un branco di criminali. Infatti Radio Blast è seguita da fuori legge. Siamo seguiti da gente che le chiese le hanno dichiarate fuori legge. Tantissimi dei nostri fratelli sono gente cacciata fuori dalle chiese, sì, 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 perché non erano bravi evangelici, erano bravi cattolici, divorziati, che tutti, omosessuali, prostitute, gentaglia. Non so se abbiamo nessuno che si è considerato una persona per bene. Tu sei per bene? Sei considerata per bene dalle religioni? Ai ai ai, no, io sei ero più disgraziata di tutti. Una pazza o almeno mezza pazza? Completamente. Va bene, però pazza. Tutti questi peccatori che abbiamo riunito, che noi il Signore ci ha fatto pastori per accogliere le pecore sperdute. Pecore amen, che nessuno amen. Vuole. Amen. Capito? Pecore che sono stati maledetti all'inferno, non gli danno la comunione. Ci scrivono e ci dicono, mi ha detto la mia chiesa, non posso fare la comunione. Capito? E chi c'è? La tua chiesa c'ha la licenza di sale e tabacchi? Solamente loro possono vendere il sale. Mm. Chi gli ha detto alla tua chiesa che loro possono proibire la comunione? Capisci? Noi, vabbè, anche, ci sono le comunioni, come dice la Bibbia, 1 Corinzi 11, che dice chi la fa indegnamente, che okay, d'accordo, uno che fa contro il Vangelo, d'accordo, ma se uno... D'accordo? Se uno invece segue il Signore... Ci sono chiese perché uno è divorziato non gli danno la comunione. E che ne sai perché quello è divorziato? E Davide che ha ammazzato, che adulterio ha ammazzato l'uomo, che fa lui, non gli dà la comunione a lui. Si è pentito, no? Mm-hmm. Allora, ci fermiamo qui. Detto prima che quando evangelizzi, parla alla gente di quello che Gesù ha fatto per te. E se non ha niente da raccontare, se Gesù non ha fatto niente per te, trova qualcuno che ti evangelizza a te. E voglio dire che se tu non sai come evangelizzare, bisogna essere evangelizzato. No, ma se tu non hai una storia, se non hai niente da dire su quello che Gesù ha fatto nella tua vita, allora guarda nel tuo cuore e esamina te stesso e vedi se tu hai fatto le scelte giuste, hai ubbidito quello che il Signore ti ha mostrato, hai eliminato nella tua vita quelle cose che ti hanno ostacolato, le cose del mondo. Perché credo che tutto dipende da noi e dalle nostre scelte. Siamo noi che decidiamo il nostro destino e siamo noi che decidiamo la nostra vicinanza a Gesù. E voglio dirti un messaggio che abbiamo ricevuto oggi da parte di un ragazzo giovane. Ho una bella notizia da darvi.
Sto risolvendo il mio problema con la pornografia una volta per tutte. Gloria al Signore. Mi è bastato vendere il mio iPhone 6, che era lo strumento preferito dal diavolo. Io dirigo ai miei figli qua che vogliono l'iPhone 6, 7, 8, 9. E quindi un esempio bellissimo come... Invece usano il telefono della, quello... Sì, lo so, quello antico di 15 anni fa. Di 100 anni fa. Dice, ma che è sta roba che ci dai, papà? Ma hai detto, quando ero io giovane, neanche questo mi dava mio padre. C'erano ancora i telefoni, quelli che, sai, grossissimi. Allora, questo giovane ha fatto un passo... In ubbidienza, per suo amore per Gesù, ha eliminato nella sua vita il strumento del diavolo. Ma rimandala al diavolo, iPhone 6, 7 e 8. E questo è iPhone 6? Sì. Però 6, 6, 6, 6. Sì, sì, sì. 6, 6, 6, marca della bestia. Siamo arrivati all'iPhone 6. Fra poco arriveranno al 666, vai. Credo che questo è il punto principale. Controllare nel tuo cuore cosa devi eliminare per arrivare a una testimonianza che Gesù ha cambiato la tua vita. Una scrittura su questo da eliminare. Devi tu fare la tua parte. Se... A quello che ha detto John ieri. Cosa? Mia figlia. Sì, stavamo leggendo la Bibbia con Deborah e con i tre piccoli. E Giovanni 15 abbiamo citato che devi... non lo so in italiano. John c'ha 6 anni, Quando facciamo devozione, che apro l'italiano, che leggiamo la parola insieme, lui salta con, dà scritture, dà risposte, e lo Spirito Santo che parla attraverso di lui. Allora Dio dice, lo benedica. Giovanni 15:2, ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. E dobbiamo potare la nostra vita. Esatto, questa è la scrittura che John ci ha dato ieri. Sì, sì, Dio sì. Lo benedica. Quindi addrizziamo le antenne che un bambino di 6 anni può guidarci. Sì, e ci spiegava la scrittura, devi potare le parole brutte, quando vuoi dire stupido a tuo fratello, quando sei orgoglioso, egoista. E lui ci spiegava questa cosa. Gloria dobbiamo potare. Però devo ringraziare Gesù che i miei figli hanno smesso di darmi troppa tribolazione. Sai come sono i giovani? Voglio questo, voglio quell'altro. Sì, hai detto qua tutto quello che possiamo darvi ve lo diamo, quello che non possiamo vi insegniamo a fare a meno. Amen. Cioè non è che, cioè dove è scritto nel Vangelo che Gesù andava in giro con l'iPhone 6? Non c'è scritto nel Vangelo. Gesù che tipo di smartphone aveva? Niente. Erano tutti nella sacca di Giuda, lui portava i soldi, è lui che comprava quello che voleva. Io non credo che Gesù aveva un telefono, no? Amen, amen. Bene, gloria al Signore, allora... Ringraziamo Gesù, ringraziamo il Signore. Ti leggo un'altra testimonianza veloce e poi andiamo alle domande.